Apriremo le danze parlando dell'evoluzione del caso Icardi con tutte le dichiarazioni che l'hanno contraddistinto. Alfredo, ben ritrovato. Ciao, ciao Laura, buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora, brevissimo, ritorneremo da te Alfredo, facciamo un po' il punto anche su questa serata di Europa League. Prima però, con Gianluigi Longari, direi di andare un attimo a fare il punto di quelle che sono state le ultime dichiarazioni e di Ausilio e poi di Spalletti dopo la vittoria in Europa League proprio contro Rapid Vienna. Esatto, Gianluigi. Dichiarazioni che assumono ancora più rilevanza in relazione al post su Instagram di Mauro Icardi. Tra poco forniremo un quadro più preciso del puzzle. Le prime in ordine di tempo sono state quelle di Piero Ausilio, che nel pre-partita ha fatto riferimento alla situazione dopo un confronto con tutti i dirigenti, tutte le componenti. I motivi sono seri e validi, non bisogna spiegare nulla di più. È arrivata questa decisione dopo un'attenta valutazione con dolore. Il giocatore rimane importante e di qualità. Non è chiuso il discorso per il rinnovo di contratto. Queste in sostanza le parole di Piero Ausilio. Da domani si ripartirà con le valutazioni in merito alla questione Mauro Icardi. Nel post partita poi ha parlato anche Luciano Spalletti, anche ovviamente di questo argomento. Ha detto: farò come sempre, lo saluterò, poi se ci sarà da parlare individualmente con qualcuno lo farò, vedrò cosa ne verrà fuori. Premesso che lui reagirà, penso che lui reagirà sempre nello stesso modo professionale di sempre, le stesse difficoltà che abbiamo avuto noi nel farglielo presente le avrà avute lui nel ricevere certe notizie. Il quadro si completa con questo post su Instagram da parte di Mauro Icardi, abbastanza criptico, è una citazione di Mark Twain che tradotta significa letteralmente: meglio non parlare, tenere la bocca chiusa e apparire stupido piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. A chi si riferiva Mauro Icardi? Allora, questa situazione è un po' particolare. Allora, io partirei subito da Alfredo Pedulà. Alfredo, vengo da te per capire un attimo dove si vuole arrivare, perché il punto adesso che ci interessa sapere, Alfredo, è dove si vuole arrivare, cioè dove vuole arrivare Icardi insieme a Vandanara. Vogliono arrivare a rinnovo, vogliono arrivare a una rottura, non c'è l'accordo sulla cifra, quindi pensano già a un ipotetico allontanamento a giugno, perché qui bisogna capire poi che cosa è, qual è la strategia di Icardi e della sua procuratrice moglie. Sì, intanto tenere la bocca chiusa adesso non ha senso, la bocca chiusa andava tenuta prima. Esatto, o comunque infatti. Lui avrebbe dovuto prendere una distanza, una posizione su dichiarazioni che aveva rilasciato la sua agente, sua moglie, mettila come vuoi, prima. Adesso non ha senso restare in silenzio, anzi magari adesso sarebbe il momento di parlare, non lo so, perché adesso il silenzio non ha un significato per come la possa leggere io, cioè adesso forse sarebbe giusto organizzare una conferenza e parlare, chiarire e forse anche prendere distanze da situazioni che sono state un po' imbarazzanti. Alfredo, scusa, magari non parlava di se stesso con quella frase. Non lo so, io la leggo in tre modi diversi. Lo so, però hai ragione, però è ancora più criptico, nel senso è una cosa più criptica, fa ancora più confusione, cioè non ha senso dire a questo punto non devi mandare, secondo me, dei messaggi tali da essere interpretati. Qui devi dire: hai fatto bene? Ti è sembrato giusto? Non hai preso le distanze? Dentro lo spogliatoio eri un separato in casa, ne abbiamo parlato ampiamente. Per quanto riguarda la tua domanda sul rinnovo, gli faranno una proposta, arriveremo, se non verrà cancellata la clausola da qui all'estate, è normale che saremo sotto schiaffo clausola. Se non c'è la volontà, non ci sarà la volontà neanche quando e se dovessero offrirgli 8-9 milioni di euro. Ecco, però bisognerà capire questa cosa, nel senso, il punto è anche un po' questo. Intanto, la differenza dal punto di vista economico su quello che viene chiesto dalla moglie agente di Icardi Vandanara, su quello che viene proposto dall'Inter, però c'è da considerare, Giuliano Benaglio, vengo da te, anche il fatto di avergli tolto la fascia da capitano, perché questa non è una cosa da sottovalutare, è una cosa importante, perché viene data ad Handanovic, sicuramente va benissimo la fascia di capitano Handanovic. Probabilmente ci sono dei problemi anche con gli altri compagni di spogliatoio. Abbiamo parlato delle parole di Vanda, il fatto che comunque abbia criticato apertamente i suoi compagni di squadra di non fargli abbastanza assist, perché lei ha detto: preferisco magari avere un uomo in più in squadra che faccia più assist ai Cardi piuttosto che il rinnovo. E poi non ci crede anche un po' nessuno a una dichiarazione di questo tipo. Come? Secondo me è stata un po' una dichiarazione azzardata. Tra l'altro, ti do una notizia: ho un amico che è stato a Vienna oggi, okay, e mi ha detto che al fischio finale tutti gli intervisti presenti hanno fatto i cori "un capitano, c'è solo un capitano", rivolto a Samir Handanovic, che ha ringraziato. Quindi io mi domando: anche questo, questa è stata una decisione che ha fatto felici i tifosi interisti? Io non lo sono, ma così mi dicono.
ha fatto felice lo spogliatoio, così leggo sui giornali, l'Inter ha vinto e Lautaro Martinez avrà più spazio. Adesso la domanda è, ma siamo sicuri che valga la pena trovare una soluzione affinché il calciatore rimanga all'Inter? O forse è meglio davvero che a giugno si trovi una soluzione, una cessione che possa accontentare finalmente le richieste del suo agente e far felice le casse dell'Inter? Perché alla fine non è detto che la soluzione giusta sia quella di trattenerlo contro voglia. Allora, Francesco, tu cosa ne pensi in questo senso? Perché fino a poco tempo fa sembrava che le parti fossero, si stessero avvicinando, no? Sembrava che Vandanara, Sicardi stessero trovando un attimino di pace con la proprietà, con Ausilio, con lo stesso Marotta. Invece adesso di nuovo il caso Sberli, tutto ritorna in super confusione. Cioè, cos'è cambiato? Ma ovviamente noi secondo me sappiamo poco, perché possiamo parlare in modo superficiale, però da quello che è venuto fuori sicuramente le parole di Vandanara sono state parole forse inopportune, che hanno creato un po' di confusione all'interno dello spogliatoio, sono state parole forti nei confronti della società, dell'allenatore, degli stessi compagni di squadra, quindi secondo me la società Inter, che è una società importante, forte, abbia preso una decisione che ci sta per salvaguardare appunto la squadra. È anche vero che manca ancora tanto alla fine della stagione, quindi Icardi è un giocatore importante, e l'Inter ha degli obiettivi da raggiungere che senza Icardi sarà più difficile da raggiungere, perché quest'anno arrivare in Champions sarà difficile perché sono squadre attrezzate. E senza Icardi sarà più difficile, però è anche vero che a volte è meglio perdere delle partite per dare dei segnali a tutti i giocatori, a tutto l'ambiente. Che poi, caso vuole che quest'oggi... È una situazione difficile però, sì, perché comunque manca ancora tanto tempo alla fine del campionato. E certo, quindi anche avere un giocatore scontento, un separato in casa come Icardi, potrebbe essere davvero un grosso problema per l'Inter. Chiaro che questa sera ha vinto, grazie a un gol di Lautaro Martinez su rigore. Questa sera ha vinto, quindi tutto viene tra virgolette nascosto, però alle prime mancate vittorie sicuramente qualcuno parlerà di Icardi, però penso che la società si sia mossa da società importante che non lascia niente al caso e quindi ci sta anche la posizione della società. Ma probabilmente poi anche che vuole avere le redini della situazione, non vuole essere messa sotto scacco dal procuratore di un suo giocatore. Lasciamo stare il fatto che sia Vandanara anche sua moglie e che faccia delle dichiarazioni anche fuori luogo, però è proprio il fatto di dire c'è una società, la società decide, la società è importante e quindi fa delle dimostrazioni, degli atti dimostrativi, perché lo stesso Ausilio, lo ricordiamo, ha detto nel calcio deve prevalere il noi. Ci sono casi in cui si devono prendere provvedimenti. Io direttore, penso che ci sia un'altra domanda da fare. Sì, no, scusami, magari il direttore mi aiuta e la rivolga a Giancarlo. Secondo te, Giancarlo, quando giocherà adesso Icardi? Ecco, io... E giocherà più che altro. No, beh, io vorrà giocare, Alfredo, perché quest'oggi si è rifiutato di giocare. Ma non esiste che un giocatore si rifiuti di giocare. Un giocatore che si rifiuta di giocare viene multato. Appunto. Icardi è un patrimonio dell'Inter comunque, tanto come hai detto tu, Alfredo, comunque c'è una clausola e a fine stagione sicuramente, secondo me, verrà venduto, ma a fine stagione bisogna arrivare. Non è interesse neanche dell'Inter non farlo giocare, perché un giocatore che non gioca, Alfredo lo sai meglio di me, si deprezza e anche la clausola a questo punto andrebbe a farsi benedire. Quindi io credo che non è stato messo fuori rosa, intanto è un giocatore dell'Inter e io credo che giocherà. Secondo me giocherà subito, cioè tenteranno subito di farlo giocare, anche perché non c'è via di fuga, ripeto, o questo giocatore va fuori rosa, ma ci vogliono delle motivazioni superiori a quelle che sono state addotte finora. Mi pare che la punizione che gli è stata inflitta sia una punizione severa, mi aspetto un'altra punizione per il mancato sì alla trasferta, perché ripeto non esiste da nessuna parte che uno stipendiato, lasciamo stare di che calibro, ma del calibro di Icardi si rifiuti di andare in trasferta, a meno che
non abbia un malanno fisico, ma non risultava. Sì, poi c'è stata una storia che ha pubblicato in Guardi, visto la fisioterapia. Dove si vedeva la fisioterapia, ma lo stesso mi sembra una scusa. Ma no, lo stesso Ausilio ha detto che sono pratiche normali che fanno appunto i giocatori. E allora io credo che a questo punto giocherà l'indispensabile, perché l'Inter non può permettersi di uscire dalla Champions e non può permettersi di fare una Europa League in sordina, e a fine stagione sicuramente sarà ceduto. Io non credo, non vedo nessun'altra possibilità. La rottura è troppo fragorosa e definitiva per essere ricomposta. È questo il fatto. Ma chiedo scusa, Alfredo, una domanda. Io non lo so, me lo chiedo spesso. Sì. La clausola di Icardi è valida solo per l'estero o anche per l'Italia? Domanda più o meno interessante. La clausola di Icardi è valida per l'estero. Quindi per l'Italia ci si siede e si fa la trattativa normale? Sì, poi per l'Italia dovresti si potrebbe... Dovresti contrattare. Di cosa stiamo parlando? Della Juventus? Io avevo la 8 libera e l'abbiamo data al cuoco d'Italia, perché Gordon Ramsay l'anno prossimo cucina per la Juve. Ok. E adesso ho la 9, per cui siccome Dybala è un po' scomodo e da quello che leggo potrebbe essere in partenza... Ci potrebbe essere allora a questo punto, Alfredo, anche la possibilità di un'offerta della Juventus per Icardi che non andrebbe ad intaccare la clausola? No, guarda, allora che la Juve abbia pensato a Icardi, tanto per rispondere al nostro amico che è sempre furbo e quando finta a destra poi noi va a sinistra. Noi abbiamo preso Cancelo, Alfredo. Noi qua in tutto, questo studio tutto abbiamo chiaro, preso Cancelo. Sei chiarissimo, pur non dicendo sei molto chiaro. Allora io penso, perché ho fatto la domanda sul giocare o non giocare, l'ho chiesto a Giancarlo, perché come diceva giustamente il direttore Padovan, questa storia qui del deprezzare non conviene a nessuno, fermo restando che dal mio punto di vista, se gli altri dovessero sapere tra 10, 15, 20 giorni, quando finiranno le eventuali contrattazioni sul rinnovo di contratto, che Icardi sul mercato, ci saranno le speculazioni, come è normale che sia, fa parte delle leggi del gioco di mercato, perché 110 nessuno li vorrà pagare, perché punteranno sul fatto che l'Inter magari ha deciso di mandarlo. Questa clausola, ricordiamola, è da 100 milioni, vale soltanto per l'estero, scatta di nuovo a luglio, e il tentativo, che magari se ci sarà ancora, era quello di accontentare Icardi, un po' come fa il Milan, vuol fare il Milan con Suso. Sono due storie diverse, perché non ci sono mal di pancia di Suso contrariamente a Icardi, però la storia formale è la stessa, perché Suso vorrebbe guadagnare, faccio un esempio, 5 milioni a stagione per togliere la clausola, e Icardi vorrebbe guadagnare 9 milioni a stagione, avrebbe voluto, perché adesso le cose sono un po' cambiate, ecco perché è importante che giochi, è importante che segni, è importante che la situazione torni a regime, perché è un passaggio fondamentale anche in proiezione mercato. Però quello che vogliamo anche un po' analizzare, no, Alfredo, alla luce delle parole di Ausilio, che dice proseguiremo con il rinnovo, non ci facciamo condizionare da altri problemi, cioè che cosa, proseguiremo con il rinnovo, perché questa dichiarazione in questo momento? È perché comunque l'Inter ha intenzione, cioè stai parlando di un centravanti che non è semplice da sostituire. Adesso io vi vorrei invitare, cioè vorrei chiedere una mano a voi, cioè quanti centravanti oggi sul mercato in giro per l'Europa, fatemi tre nomi perché io faccio fatica ad arrivare a tre di centravanti sul mercato, non centravanti impossibili da prendere, quanti centravanti, lasciamo perdere tutte le altre storie, tecnicamente valgono Icardi, quanti soldi ci vorrebbero per prendere un altro, cioè, quali sono i centravanti attendibili e affidabili? Se mi fate tre nomi, allora ragioniamo su tre nomi, in questo momento allora... quelli che sono blindati e che non vanno via, quelli che appartengono alla società di Premier, che quelle società non le cedono, che guadagnano già 10 milioni, che hanno delle clausole, che hanno cartellini da 150, io non le considero. Quindi Ausilio fa il suo, l'Inter farà una proposta. Poi la proposta, secondo me, a questo punto non va più a toccare l'aspetto economico, ma va a toccare l'eventuale rancore di chi dal suo punto di vista, dal loro punto di vista, si ritiene defraudato da questa decisione di togliere la fascia. Quindi è una partita su più fronti e su più tavoli. Ecco, assolutamente. Ecco, ma secondo me, Giancarlo, l'altro, cioè proprio giustamente come diceva Alfredo, è una partita su più fronti e più su campi, però è una cosa che va un po' controsenso, perché se vuoi tutelare e vuoi cercare di tenerti il giocatore, non gli togli la fascia di capitano con una dimostrazione così, quindi cioè, va un po' controsenso, no? Togli la fascia di capitano, poi però dici che si pensa Laura, al rinnovo. Per me la fascia andava tolta, perché nel momento, per quanto tempo sarebbe andata avanti la sua agente con queste storie senza che lui prendesse posizione?
per sempre. E dentro lo spogliatoio chi lo vive, che appunto chi lo vive lo spogliatoio sa bene che comunque ci sono 20 persone, 20 cristiani, 20 teste, 20 calciatori, 20 colleghi che si aspettano anche che uno prenda posizione rispetto alle dichiarazioni. Cioè quando lui dice Perisic voleva andare via per motivi suoi personali e Icardi non interviene, quando dice più che i soldi forse è meglio avere qualche assist più da Perisic, sono cose pesanti che vanno a minare lo spogliatoio, quindi per me l'Inter ha fatto non bene, benissimo, anzi ha fatto anche troppo tardi. No, allora sicuramente come decisione è condivisibile proprio perché giustamente come dice Alfredo, Giancarlo, hai una squadra di 20 giocatori e soprattutto il capitano deve essere lì per tenere tutti uniti, non di certo per mandare frecciatine ai compagni anche tramite la moglie che comunque insomma vivono nella stessa casa, quindi non è che non si parlano, no? No, noi sappiamo benissimo più o meno tutti che ieri l'Inter prima di togliere la fascia a Icardi ha chiesto a Icardi di prendere le distanze dalla moglie e di farlo pubblicamente. Questa cosa non è avvenuta perché Icardi si è rifiutato, cioè ha detto che non lo farà e non lo farebbe, non so se per amore o per altre ragioni, e comunque l'Inter non aveva altra scelta. Ora è vero quello che dici tu, Laura, quando togli la fascia di capitano a uno lo degradi sul campo, un giocatore era così rappresentativo, puoi pensare di ricomporre i cocci? No, è molto difficile, è molto difficile, ma l'Inter farà la sua strada, cioè l'offerta, come dice Alfredo, gliela fa. Poi starà a Mauro Icardi e a sua moglie decidere se accettarla o meno. È chiaro che adesso si scatena un po' un alveare, si mette in moto, cioè Icardi è un giocatore appetito non da moltissime ma da alcune società sicuramente. Secondo me quella che è più interessata è la Juve perché, come ha detto Giuliano, ci sono delle ragioni specifiche per cui la Juve potrebbe essere, può essere interessata a Icardi, partenza di Dybala, Mandzukic ha un anno in più ma comunque resterà la Juve, questo è sicuro. E, insomma, voglio dire, ci sono delle squadre che sono interessate, ma Alfredo ha detto tutto. Oggi con quello che è successo Mauro Icardi non vale più 110 milioni. L'asta ribasso. L'asta va. Però va c'è anche poi l'altro argomento che poneva Alfredo e chiedo a Giuliano, in questo caso ci sono tre giocatori che tre nomi, no. Chiediamo a Giuliano perché chiediamo anche a Francesco, magari anche al direttore se vuole, chiedeva giustamente Alfredo se ci sono tre nomi sul mercato che valgono Icardi. A me in questo momento, tranne Higuain che è in prestito al Chelsea ma credo che rimanga là, non ne vengono in mente. Segnalo però una coincidenza, Marotta ai primi di dicembre passa dalla Juventus all'Inter creando tantissimi punti di domanda. Adesso abbiamo delle risposte. Marotta arriva all'Inter e uno dopo l'altro vengono gestiti, secondo me in maniera esemplare, quasi da Juventus, i casi Perisic, Nainggolan e in questo caso Icardi. Marotta fu colui il quale mise lo sgabello sotto a Bonucci quella sera in Champions e infatti gli hanno dato ragione. Per cui secondo me l'Inter ha fatto la notizia che è una grandissima decisione quella fatta dall'Inter, da grandissima società, perché antepone lo spogliatoio e quello che è una mentalità al valore del cartellino. Questa va sottolineata secondo me. Quindi indipendentemente dai tre nomi possibili, Francesco... Non è più una questione di sostituzione. Non è più una questione di sostituzione, esatto. Cioè diciamo in questo caso l'Inter non si è posta il dopo Icardi, si è solo posta la risoluzione del momento. Ma sì, perché secondo me una grande squadra non può essere sotto scatto di un giocatore, pur importante quanto sia. Icardi, come ha detto il direttore Pedullà, è un giocatore difficilmente sostituibile, però penso che... la società Inter sia qualcosa di più grande, quindi è difficile da sostituire, però penso che una grande squadra possa sostituire Icardi. Ci siano dei profili in giro per il mondo che possono sostituire Icardi. Anche perché quindi, comunque quando Icardi andrà verrà pagata una cifra. Sì, ma anche perché Icardi è potenzialmente un grandissimo giocatore, però secondo me deve ancora dimostrare di essere un top. Sta dimostrando di essere un grande giocatore, però gli manca qualcosina, quindi... Comunque io un nome lo faccio. Va bene, vai, per accontentare Alfredo. So che è... Giusto.
Beh, per esempio Ciro Immobile per me è un attaccante importante che segna tanto, che segna con continuità. Certo, certo. Potrebbe essere un profilo. Non c'è dubbio. Prima che il Milan andasse su Piontek si parlava per l'anno venturo, per l'anno prossimo naturalmente, per la stagione prossima, di un Ciro Immobile sulla, sulla navicella rossonera. Oggi Ciro Immobile non è sul mercato, ma con Lotito ci si può sedere e parlare, naturalmente a cifre congrue. Però comunque, certo, cifre congrue, chiaramente, per Lotito poi sappiamo che è una bottega molto cara. Alfredo, quindi secondo te sei d'accordo sul fatto che questa decisione è stata presa senza pensare a un eventuale doppio Icardi ad oggi, ma semplicemente per risolvere un problema? Ma io sono d'accordo... Sì, sono d'accordo, Laura, solo su un particolare, che il ripristino dei migliori equilibri valga più di qualsiasi aspetto tecnico. La mia è una provocazione, troviamo tre nomi, perché poi è chiaro, certo, che devi pensare anche al mercato. Però se dentro casa tua c'è confusione, c'è una storia di Guelfi e Ghibellini e non c'è compattezza, dovevi intervenire forse a novembre piuttosto che a febbraio. Okay. Cioè, io poi penso che nei contratti vadano inserite delle clausole su questa storia dei social che diventano anche insopportabili. Cioè, fin quando giochiamo e scherziamo noi, bene, fin quando arriva un post di qualcuno, bene, fin quando qualcuno vuole insultare, meno bene, ma fa parte del becero. Però fin quando arriviamo al momento in cui è una situazione interna, che ogni post è un'allusione, e prima il bikini bianco-nero e poi il bikini nero-azzurro e poi il bikini di qua e poi altre cose di là, per me ci deve essere un freno, perché arriviamo a dei limiti che dal mio punto di vista lì devono scattare le multe. Devono scattare le multe, perché sono cose improponibili, che non appartengono al mondo non solo tecnologico, ma dell'organizzazione di una società e della serietà di un gruppo che deve andare, a maggior ragione stai parlando del capitano. Quindi è una cosa che poi secondo me da qui a un mese capiremo molte cose e poi ci concentreremo su tutto il resto. Allora, non solo Icardi, chiaramente è stato sfasciato, tra virgolette, cioè tolto dalla fascia di capitano, però Gianluigi pare che Icardi non farà parte neanche della partita contro la Sampdoria, cioè la prossima partita che si giocherà domenica alle 18. Quali sono, diciamo, che le notizie in merito? Ma le notizie in merito non ci sono, non per ci il sono. Momento, perché c'è soltanto la volontà di Icardi, che è evidente e palesata dal fatto che non si sia presentato pur essendo convocato alla trasferta dell'Inter a Vienna. È chiaro che la volontà di Icardi per il momento sia quella di mantenere la linea in corso, tuttavia oggi abbiamo avuto degli elementi importanti da tenere in considerazione, ovvero le parole di Spalletti e De Ausilio, che hanno individuato come quella di domani la giornata decisiva, nel senso che ci sarà un confronto tra le parti, si cercherà di ricucire. Rimane da capire se Icardi sceglierà la linea dell'intransigenza oppure, a fronte del colloquio che avrà con chi rappresenta l'Inter in questo momento, deciderà di scendere a più miti consigli e quindi tornare a disposizione di Spalletti. La normalità delle cose vorrebbe che lui fosse in campo contro la Sampdoria, perché questo è il suo lavoro e viene pagato per farlo. Poi è chiaro che se dovesse decidere di arrivare allo scontro passerebbe automaticamente, ancora di più di quanto non lo sia ora, dalla parte del torto, se chiedi a me quello che può essere lo scenario. Eh sì, allora... A quel punto deve essere messo fuori rosa. No, infatti questo è il discorso. Ma non so se lui punti a questo, perché è fuori dalla grazia di Dio pensare che un giocatore stia fuori tre mesi. E questo chiedeva all'inizio. La strategia di Icardi e di Vandanara, quale è? Allora, quella dell'Inter... Perché quella dell'Inter la capiamo. L'abbiamo capita, ce l'ha illustrata sia Alfredo sia Gianluigi. Tra l'altro mi pare chiara e inevitabile. Esatto, ricordiamo che Marotta non ha ancora commentato. Io non so... questa cosa di Icardi che non si è presentato nella partita. Sì, ma Marotta non deve commentare. Marotta magari ci si aspetta qualche parola anche da Marotta, visto che non ha ancora parlato. Comunque, qui bisogna vedere se loro, cioè mi riferisco alla coppia Vandanara-Icardi, vogliono la crolli Sansone con tutti i filistei. Allora, muoia Sansone con tutti i filistei. Allora, infatti, questo mi chiedo, perché Alfredo, vengo da te nuovamente, no? Perché comunque questo è il caso più spinoso. Il tutto nasce comunque da una esasperazione della situazione con delle dichiarazioni della moglie agente di Icardi, che dice di questo problema che a quanto pare al suo assistito non gli arrivino abbastanza palloni dai suoi compagni. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per quel che riguarda la società Inter. Magari si poteva arrivare a una decisione anche prima, ma questa è la goccia che fa traboccare il vaso, perché un capitano non può dare responsabilità direttamente o indirettamente ai suoi compagni
di non andare a conclusione a rete, perché non fa così un capitano. Quindi qui mi chiedo, Alfredo, la strategia qual è? Dove vogliono arrivare Icardi e Vandana? Per me, velocissimamente, ci sono due strade. Sì. La prima, che prima di tutte le manifestazioni extra, aveva secondo me motivo di esistere, cioè che Icardi batta cassa, ci sta. Sì. Che Icardi, vedendo che qualcuno prende 9, 8 e mezzo, 9 con tutti i gol che ha fatto, ci sta che lui chieda 8 più 2 di bonus, non ci dovremmo scandalizzare, però tutto questo secondo me viene cancellato da tutto il resto. Per cui qual è la strategia? Per me la sua strategia oggi, a meno che non dovessero cambiare repentinamente le cose, la strategia della sua, di sua moglie, della sua gente, è quella di andare dall'altra parte. Ah. Altrimenti non cerchi la forzatura e la rottura così, scusami. Se tu poi se ti travesti da Spalletti e dici tatticamente cosa dovrebbe fare Perisic, dopo che hai fatto altre uscite di questo tipo, significa che non stai più bene qui, indipendentemente dal contratto. Per cui se la sua volontà dovesse essere ancora questa, io credo che lì i soldi non basterebbero, però vediamo, perché poi certe cose si possono, a me interesserebbe sapere cosa farà Icardi la prossima. Giustamente noi diciamo dovrebbe giocare, però se lui ha deciso di non giocare, di non andare a Vienna, lui può decidere di prendere delle multe, quindi la situazione è sul filo. Dobbiamo aspettare le prossime 24-48 ore. Scusate, esatto. Conoscendo Marotta, io dubito che Icardi scenda in campo, a prescindere da qualunque esito in campo. Secondo me lui verrà convocato e, come è accaduto a Perisic in Coppa Italia con la Lazio, verrà tenuto fino al 90esimo. Cioè viene convocato? A prescindere. Questo è uno scenario che l'Inter ha già fatto vedere con Perisic. Sicuramente lo convocherà, perché come l'ha convocato per la partita di Europa League, penso che lo convocherà. Qui Giuliano, noi ci chiediamo, e si chiedeva Alfredo, ma se fosse Icardi a dire no, non rispondo alla convocazione. Beh, scusami, neanche a questo punto, se a questo punto è uno scenario. No, ma ti dico, ti dico, se Marotta fa quello che ha fatto in 7 anni alla Juve e dice il contratto scade nel 2022, ho 7 anni in giardino, ti metto lì per 3 anni e mezzo e tu hai finito di giocare a pallone. Siccome lui è un professionista, avranno l'obiettivo di trovare un accordo per, non dico liberarsi per forza, ma trovare una soluzione. Diciamo che domani, con la clausola rescissoria per l'estero, a giugno si potrebbe liberare da solo. Ma se non gioca, se trova qualcuno che paga la clausola rescissoria, però se non gioca è chiaro che si deprezza. Noi tra l'altro a luglio entriamo a 2 anni dalla scadenza del contratto. Sì. E 2 anni, perché lui ha scadenza 2021, e 2 anni sono pochi. Eh sì, ma infatti oggi 2 anni sono, si parlava ora di rinnovo proprio per questo. Mesi, non è, 2 anni, sì, 2 anni, infatti 2 anni. Però Alfredo, se lui non gioca da qua a giugno, il suo valore vale già la metà, e lui ha altri 2 anni o comunque uno. Sì, hai ragione. Ma è per questo che ci sono dubbi. Ci interroghiamo sulla strategia, tra virgolette. Però se lui decide di non giocare, di non giocare e paga le multe, però deve pagarle le multe, perché quella di prima non l'ha pagata. No. Le multe deve pagarle. Adesso io non sono il contabile dell'Inter, però mi risulta che la multa è la multa precedente. Per il ritardo non l'ha ancora pagata. Contrariamente a Nainggolan, che l'ha pagata, okay. Icardi credo non l'abbia pagata, e aspetto chiaramente delle smentite, perché potrei dire una cosa non vera. Quindi lui può anche decidere di fare un accumulo di multe. Però se tu fossi un eventuale Manchester United o Real Madrid, una Juventus, sì, e tu osserveresti un professionista così, saresti interessato al suo cartellino? Io penso di no. Probabilmente chiederesti il suo cartellino, ma con un altro agente. Ribalto la tua giusta domanda con un'osservazione, cioè non la ribalto, aggiungo alla tua domanda un'osservazione, ma se mi porto Icardi, mi devo portare il pacchetto completo. No, esatto. Quello era probabilmente bravissimo. Intanto è arrivata la prima replica social da parte della sua procuratrice Vandanara, che condividiamo con i nostri telespettatori. È una dedica amorosa a Icardi, che però cela probabilmente anche un messaggio, perché dice: tu ci hai insegnato quello che significa sognare, soffrire, lottare, sacrificarci, piangere, dare valore e vivere per l'amore. Questo si sceglie con il cuore, questo non, il cuore non sbaglia mai, da parte della tua famiglia. Siamo commossi. Esatto, questo è quello che ha
commosso tu, Giancarlo? Poc'anzi. Sì, sono, no, ma non, lei... non, so, son, non sono commosso, ma capisco, credo di capire che ci sia un messaggio subliminale, cioè che voglia dire tu facendo quello che hai fatto hai scelto con il cuore, cioè sei stato dalla mia parte e chi sceglie il cuore non sbaglia mai. Secondo me invece Icardi ha sbagliato profondamente. Sai, pur avendo scelto probabilmente con il cuore. Ma tra l'altro, io, Alfredo, tradisco... correggimi se sbaglio, ci sono stati degli esempi di società, il Paris Saint Germain è il più eloquente, no? che costringono di fatto i propri tesserati a cambiare procuratore se questo rilascia delle dichiarazioni. Ma non ci sono dubbi, costringono anche per cui, perché cioè, non avrebbe vita facile nemmeno di Campli, in altri top club. Di Campli, quando dice che Di Campli, un altro po', mancava solo che dicesse che quelli del PSG erano terroristi, i famosi terroristi che gli pagavano un bonifico, gli versavano un bonifico straordinario, cioè quelli del PSG hanno giustamente aspettato l'occasione, alla quarta, alla quinta. Io penso che sarebbe stato molto più semplice, correggetemi, se Icardi avesse detto, anziché fare San Valentino alle 23.52 con questo post, sarebbe stato molto più semplice dire: io prendo le distanze da te non perché ce l'abbia con te, ma perché in questo momento credo di aver sbagliato l'atteggiamento nei riguardi dei miei compagni che frequento ogni volta nello spogliatoio. Ieri abbiamo detto che la fascia non va indossata, va portata. Certo. Lui la fascia l'ha indossata e basta, non l'ha mai portata e avrebbe risolto gran parte dei problemi. Ormai la stalla è vuota, non c'è più neanche, non c'è nulla, abbiamo risolto il problema, ormai dobbiamo soltanto prepararci ai prossimi giorni perché in un senso o nell'altro bisognerà trovare un punto d'incontro.